Matteo Cataldi, dopo gara tra l'Enettuno Vis Fondi, non è un risultato che vi fa sorridere, però nonostante tutto questa Vis Fondi, dopo un buon campionato, un ottimo campionato, un'ottima stagione, esce a testa alta. Ah, sicuramente abbiamo fatto del nostro meglio, il primo caldo si è fatto sentire e comunque abbiamo trovato una squadra di fronte all'altezza del campionato che ha fatto, della posizione che ha meritato, noi abbiamo fatto del nostro meglio, comunque complimenti all'avversario, sicuramente poteva andare meglio, ma ci riproviamo comunque il prossimo anno. Ecco Cataldi, che cosa è mancato? Forse nella stagione qualcosa in più per avere una posizione migliore o in questa partita qualcosa non ha funzionato? Ma più che questa partita io andrei a ritroso nelle partite di tutto il campionato, infortuni, squalifiche, qualche partita in cui c'eravamo e non c'eravamo che ci ha penalizzato, perché a mio parere potevamo fare comunque un campionato migliore, nonostante comunque il quarto posto ce lo teniamo bello stretto, però niente, questo. Ecco Cataldi, noi ti invitiamo un attimo a rimanere con noi. Assolutamente. Sappiamo che è giusto anche fare gli onori a, come si dice, ai vincitori di questa contesa, un Lene Nettuno che comunque si è ben comportato, gli hai fatto anche tu gli stessi complimenti. Noi a nome di Mondo Futsal vediamo che c'è sorriso tra voi, anche se qualche scaramuccia in campo, però lecita, fa parte del gioco, quindi noi vivamente vi invitiamo anche a fare proprio il classico gesto del fair play, una stretta di mano che questo vi rende sicuramente dei veri, è un in bocca al lupo, questo ti fa onore, ma intanto cediamo la parola a uno degli artefici proprio in tutto, grande stagione per te, tanti centri hai, altro che doppia cifra, addirittura in tripla cifra, quest'oggi addirittura tre gol molto pesanti, questo Lele Nettuno nell'ultima parte di stagione qualcosa è mancato, avete ottenuto comunque la vostra qualificazione e guarda caso proprio l'ironia forse della sorte vi porrà di fronte come un'altra vostra avversaria tanto attesa di questa stagione, l'Eagles Aprilia. Sì, l'ultima parte di campionato abbiamo avuto un piccolo calo, abbiamo perso qualche punto per strada, come si dice. Però cerchiamo di riprenderci quello che ci spetta in questi play-off, perché ci siamo fatti sfuggire il secondo posto, che per noi era l'obiettivo primario. Mancato il secondo posto, puntiamo tutto su questi play-off, che come è andata bene nei quarti di finale, ci aspettiamo che anche in semifinale ci ripetiamo con un'ottima prestazione e speriamo bene. Ecco Giallungo, gol molto pesanti di questa stagione, gol importanti, pesanti in questa gara, adesso vi attende, come abbiamo già detto prima, l'Eagles, campo neutro, non si sa dove si andrà a giocare, ma a questo punto che cosa servirà all'Lele Nettuno rispetto agli incontri che avete poi disputato con quell'altra avversaria? Sì, contro l'Eagles serve molta concentrazione perché loro sono una buona squadra, fanno un gran bel gioco. Ci siamo scontrati tre giornate fa, abbiamo vinto noi qui a casa nostra 2-1, ma in campo neutro è tutta un'altra cosa. Speriamo di fare un'ottima fase difensiva e poi la fase offensiva, speriamo che mi ripeto come in questa giornata. Bene, allora non diciamo che ti stai raffreddando, anche perché oggi è una giornata molto calda. Noi ti salutiamo e andiamo anche a dare le conclusioni di questa grande giornata con gli amici della Vis Fondi. Tanto con te avremo la possibilità di risentirci e soprattutto di vederci a partire da sabato prossimo nello scontro con l'Eagles. Va bene, io vi ringrazio. Bene, salutiamo anche quindi Giallungo. L'ultima battuta con Cataldi. Allora, questa Vis Fondi quest'anno ha fatto un ottimo risultato, è arrivata, purtroppo deve abbandonare la kermesse del post-campionato, però è una stagione che vi sta premiando anche perché questa società sta veramente crescendo anche nel settore femminile. Assolutamente, dopo gli ottimi risultati ottenuti con nel campionato femminile, una squadra comunque, una società, la Vis Fondi giovane, che comunque anno dopo anno sta dando i suoi frutti per il lavoro che sta svolgendo. Speriamo, prendiamo da questa sconfitta tutto ciò che di buono può uscirci per il prossimo anno, per ripartire nel migliore dei modi e fare ancora meglio il prossimo anno.